Frequentavo assiduamente la libreria. Dai tempi della mia prima giovinezza, per me era come una casa. Ero attratto dall'odore della carta stampata e indugiavo fra quegli scaffali come l'uomo che scorge l'amata, oggetto del proprio desiderio, e la guarda un po' a distanza, con la bramosia di poterla poi avvicinare e toccare. Per me i libri, quelle pagine che sotto la mia mano si facevano accarezzare, sfrigolavano di buono nel loro adagiarsi l'una sull'altra, emettevano quella stessa sensazione sensuale. Accarezzavo le copertine come a scorgerne qualche mistero, il segreto era sempre racchiuso dentro quei fogli piene di parole, trasudanti di pensieri. Lo scibile umano si compiaceva di quella compagnia intellettuale e le parole libravano all'interno della libreria, lambivano le pareti che poco lasciavano intravedere il bianco dello scialbo nascosto, quasi vergognoso perché insipido del proprio sapere dietro le immense librerie lignee straripanti di libri. Echeggiavano lì dentro il sapere e mille pensieri di esseri umani che avevano dedicato la propria vita e la propria mente a dare risposte e a trovare nuove domande. Mi sentivo protetto da tutte quelle parole che, per quanto numerose, non echeggiavano, ma pacate si adagiavano come un piccolo sospiro di sottofondo. Buonasera, benvenuti. Vogliamo parlare stasera di Federico Tozzi, ma soprattutto di Alessandra Cotoloni, nel senso. Di Federico Tozzi voi conoscete già tante cose, e dette, scritte, affrontate in molte tematiche da autori imponenti, importanti. Ne cito uno, Luperini, Romano, professore d'università, che ha riscoperto l'opera di Tozzi, portandola ad una luce, ad una considerazione del tutto nuova. Cito personaggi come Simonetta Losi, che fa parte del gruppo scrittori a cui noi apparteniamo, anche lei, che ha ripercorso la vita e l'itinere tozziano. Ma non è questo il modo e il momento di affrontarlo. E a loro è stato lasciato un'analisi di un altro Tozzi. Cosa fa Alessandra con questo libro? Che anche il titolo, Con gli occhi aperti, la dice lunga, e poi se ne parlerà. Alessandra non si pone nella critica letteraria. Non vuole interferire minimamente con quello che è stato già comunque sviscerato, che è stato tirato fuori dalla tutta la critica letteraria nella sua ampiezza e totalità. Non lo vuole assolutamente fare. E allora mi sono chiesta, ma quel giorno che mi chiamò mi disse: sai, io sto facendo un lavoro su Tozzi. Mi sono detta: ma che lavoro? Come te ti poni, no, verso questo immenso autore? Dice, lo sai come lo sto affrontando? Come forse lui avrebbe voluto essere affrontato. Allora gli ho detto: guarda, non mi dire niente, scrivi, poi me lo racconti, ma me lo racconti quando l'hai scritto. E lei in PDF mi dette il lavoro, e quando lessi scoprì quello che voleva fare. Quello che lei ha fatto è vivere Federico Tozzi con una tale intensità da cercare di rappresentare lo stato emotivo di Tozzi. Non nemmeno una biografia, anche perché di biografie se ne è parlata più che a sufficienza. Nemmeno di una critica letteraria, perché tutto quello che è anche l'uso delle parole, è stato detto recentemente un'intervista anche di Simonetta Losi, ribadisco, faceva un distinguo delle parole e dell'uso del linguaggio tozziano. Ma lei ha fatto un lavoro invece sul piano emotivo, discosto da tutti, quasi un lavoro nascosto, un lavoro sottile, un lavoro dell'emozione.
Badate bene che non è un lavoro facile questo, perché scrivere delle emozioni di uno scrittore bisogna entrare in una sorta di empatia con lo scrittore stesso. Però fondamentalmente Tozzi, anche in un articolo che lui aveva scritto, come scrivo io appunto, sottolineava l'importanza dello stato emotivo, delle emozioni, piuttosto che della rappresentazione degli eventi, della narrativa stessa. E l'hai accolto come se ci fosse stato un bisogno da parte di un Tozzi, ancora vivo tra noi, una presenza comunque in questa assenza, che voleva proprio questo, che si raccontassero le sue emozioni. Il libro è un crescendo di sensazioni che lei ha vissuto quasi medium in quanto mezzo di trasmissione di un'emozione di un uomo che è vissuto agli inizi del Novecento con delle problematiche, con una società, una struttura sociale completamente diversa dalla nostra, ma nella quale lei si è calata così completamente da rivestire proprio i suoi pantaloni. Io ho sentito Alessandra Uomo che raccontava di se stesso e forse anche in parte di se stessa, come uno scrittore ogni tanto fa, scivola in questo, e lentamente ho visto attraverso gli occhi di Alessandra gli occhi di Federico, quelli che in qualche modo già si ritrovano nelle opere principali, intendo ad occhi chiusi, intendo nelle novelle, ci si ritrova il pensare, il sentire, ma lei l'ha trasportato nella sua biografia, come se lui avesse dall'aldilà voluto raccontare tutte le sue vicissitudini sul piano emozionale. E questo è stato un lavoro di cesello, un lavoro fine, dove lei ha veramente dovuto scavare prima nella sua anima per poi appropriarsi dell'anima tozziana. L'anima, come dice lui, che vive all'ombra di Siena. È un'anima comunque difficile, un'anima complessa. Ora io, presentando Alessandra, le chiedo se questa sensazione, perché non abbiamo preparato niente, mi piace proprio punzecchiarla e creargli difficoltà nel momento, se no non sarei un buon interlocutore. E le chiedo se è questo quello che ha vissuto mentre lo trascriveva. È quello rosso, cioè ha appoggiato questo. Sì, penso mi si senta, sì. Buonasera a tutti, intanto grazie di essere qui e grazie a Sarita. Sì, in effetti è questo quello che volevo fare. Anche perché comunque sia non sono una saggista, non sono una biografa, quindi non avrei avuto nemmeno la competenza, ma nemmeno assolutamente, insomma, aspiro a questo poi. Io sono una persona che racconta soprattutto perché evidentemente è dentro di me, questo è nelle mie corde, quelle che possono essere le emozioni che vivono le persone. Mi piace molto entrare dentro l'essere umano, scavarlo, perché lo faccio con me stessa e quindi chiaramente poi lo faccio anche con gli altri. Federico Tozzi è una persona, e non parlo proprio volutamente di personaggio, ma di persona, che mi ha coinvolta molto. Io ho letto, per scrivere ovviamente questo libro, diverse cose sue, non tutto, perché veramente ha scritto tantissimo, comunque ho letto tantissime cose sue, così come ho letto tanti libri di critica, proprio perché avevo la necessità di entrare dentro la persona. Prima con alcuni di voi dicevo, io faccio un po' mi capita di fare quello che fanno forse delle volte gli attori, cioè che per vestire i panni del personaggio che devono poi rappresentare, effettivamente si calano all'interno del personaggio stesso, quindi cercano di vivere proprio tutta quella situazione, perché credo che sia il sistema migliore anche per poter poi trasmettere, no, delle emozioni, il pathos che quel personaggio stesso può, la persona può aver vissuto. E qui è stata la stessa cosa, e peraltro devo dire che io Tozzi l'avevo studiata a scuola come tanti di noi, insomma, però non c'ero entrata dentro. Invece leggere a quest'età, approfondirlo a quest'età, io mi sono accorta che mi ha coinvolta veramente tanto emotivamente.
perché credo che sia davvero anche proprio uno scrittore che purtroppo non ha avuto il merito di essere valorizzato tanto quanto dovrebbe essere valorizzato, perché è un uomo che scrive moltissimo di emozioni, è una persona che chiaramente ha vissuto una vita che lo ha portato ad analizzare a fondo se stesso. Mi sono chiesta come mai, com'è che lui è arrivato a questo. Indubbiamente, come tanto sapete la maggior parte di voi, ci sono stati degli episodi, delle situazioni importanti nella vita di Tozzi. In primis credo che sia proprio il conflitto che ha avuto, che ha vissuto con il padre. Un conflitto importante, un conflitto che lo ha portato a soffrire, a provare del dolore molto forte. E nella vita di ognuno di noi sappiamo, insomma, che tanto questo poi coinvolge sempre tutti quanti, è proprio nel dolore probabilmente riusciamo a trovare anche quella parte più nascosta di noi, quella parte più intima anche, quella anche che non vorremmo vedere, insomma. Quindi questo conflitto paterno sicuramente lo ha portato ad avere poi una particolare sensibilità su tante cose, e quello che mi interessava vedere anche era che accanto a questo conflitto c'è da una parte questo atteggiamento così e questo comportamento così diverso, no, che lui adotta con il padre, dall'altra però ci sono delle similitudini secondo me poi con il padre. Entrambi l'ho definiti, sia il padre che Federico, come accumulatori seriali, no? Perché Federico, il Ghigo del Sasso, il padre, è un accumulatore materiale, è una persona che anche lui, guarda caso, fugge poi sostanzialmente da un paese piccolo che era Pari, apposta per andare verso la città, per riuscire ad affermarsi in qualche maniera. E lui si afferma attraverso la consistenza materiale, l'accumulo degli oggetti, delle cose, quindi la trattoria, quindi il podere pecorile, poi appunto l'altro podere Castagneto, che saranno poi fondamentali anche poi nella vita stessa di Tozzi. Dall'altra Federico, mi piace definirlo un accumulatore seriale, però dal punto di vista emotivo, spirituale proprio, però ci sono, ecco, delle assonanze, penso, no? Tra, o comunque sono quelle che io ho visto, vi ripeto, io non sono una biografa o un saggista, però annuso un prate, ho cercato di annusarlo questa persona, perché comunque sia Federico, prima ancora di essere uno scrittore, è un uomo, un essere umano. E mi piace averlo analizzato perché comunque sia è una persona che possiamo essere noi oggi, cioè dell'attualità in tutto quello che vive Federico. Cioè, nonostante, e questa è l'altra cosa anche che così mi stupisce, no? Come una persona dei primi del Novecento comunque sia manifesta tutta una serie di emozioni che sono le stesse poi che viviamo noi oggi. Ma questo proprio perché è tipico dell'essere umano, dell'animo umano, cioè se noi andiamo a guardare l'animo umano anche di 2000 anni fa, poi di fatto l'essere umano è quello. Quindi è bello riuscire a entrare dentro una persona come lui, che cerca questa, che è alla ricerca dell'identità e alla ricerca anche di una propria dignità, ma soprattutto di questa identità, che secondo me è un aspetto importante, un aspetto anche molto attuale. Attuale proprio perché viviamo in un tipo di società dove molto spesso questa identità noi la perdiamo, no? Perché ci tendiamo a essere un po' omologati tutti quanti, e quindi vedere anche allora invece una persona che segue la propria passione, ecco un altro aspetto importante che forse mi ci sento vicino da questo punto di vista, no? Anche perché poi di fatto anche gli scrittori che noi leggiamo, perché ci interessano, perché toccano delle corde particolari di noi stessi, no? Poi in sostanza toccano quegli aspetti che ci sono più similari. Quindi la passione che lui aveva nello scrivere questa, ecco, il brano che ha letto prima Francesco Burroni, e lo ringrazio,
Perché effettivamente io l'ho immaginato Tozzi in un momento in cui sfiora questi libri e lui aveva quest'ansia di leggere. Lui non ha mai fatto degli studi regolari, come sapete, insomma, anzi a scuola è stato un po' un disastro. Però questo non significava che non avesse fame, ecco la fame proprio, fame di conoscenza. E quindi questa sua fame lo porta a leggere veramente di tutto. E questo è un aspetto che trovo affascinante, perché poi è stato questo quello che lo ha portato anche a perseguire la propria passione. Ecco un altro punto importante, seguire le proprie passioni. E lui è riuscito a farlo nel corso della sua vita. Sono stata lunga. No, sei stata esaustiva, non lunga. Sì, un altro punto, poi io volevo prima di continuare a parlare, citare Luca Betti, che è la casa editrice che ha pubblicato il tuo libro e che è stato l'ideatore di questa tipologia proprio di narrativa. Volevo due parole da parte di lui su questa cosa. Allora, inizio una parola sola. Finalmente ci si rivede a presentare libri, perché l'anno scorso mi lamentavo che se ne presentavano troppi, però il fermo di 3 mesi, devo dire che ha lasciato un po' traccia. Ha lasciato traccia perché le presentazioni online, per quanto utili per non perdere tutto il contatto, non consentono, secondo me, di presentare come si deve il lavoro di un autore. Cosa devo dire? Innanzitutto questo lavoro è nato da un incontro con Alessandra, in cui appunto abbiamo scambiato due cose sul fatto appunto che questo era l'anno toziano, che io avevo pubblicato alcune cose su Federico, e da lì è nata l'idea di portare avanti un progetto che è un po' diverso da quello che era, poteva essere una biografia tradizionale piuttosto che un romanzo puro e semplice, una cosa un po' diversa. Spero che di esserci riusciti. In questo percorso che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incontrato un amico che in questo momento è al mare, ma che ci ha mandato qualcosa. Quella è la copertina del libro. Fabio Mazzieri, molti lo conoscono, preside all'Istituto d'Arte, ora in pensione naturalmente, chiamato: Fabio, stiamo facendo una cosa su Tozzi, c'ho la copertina. Questa è stata la sua risposta al telefono. E mi ha mandato questo paesaggio alla Biena, che è un olio su tela con, però, nel caso della copertina, il mazzolino di fiori di campo appeso, realizzato tra il 66, quando fu fatto quello, e il 2020, quando è stata fatta la versione che poi è servita per la copertina con i fiorellini di campo. Fabio, in un bel messaggio che invita a leggervi, ne leggo qualche brano, dice: era un pomeriggio di domenica del 66 e andai con mia sorella e suo marito in un campo a dipingere dal vero un paesaggio. Finimmo nei pressi del bosco di Cetinale, vicino alla Biena, dove mi sdraiai e inquadravo le colline, e in cima si stagliava una tipica casa di campagna, forse uguale a quella del Podere di Tozzi, più o meno. La prospettiva mi permetteva di mettere in evidenza le piante secche, o meglio le canne, che quelle sono canne, dette anche bischeri di palude, che attraversavano dal basso fino al cielo tutta la tela. Ecco, racconta anche un aneddoto, che si era dimenticato l'acqua ragia e quindi usò la benzina del serbatoio della macchina per diluire i colori, tirandola su con un tubettino di plastica, ma beve un sorso di benzina e ebbe il mal di stomaco per tutta la sera, mentre la radio della macchina trasmetteva i Beatles. Questo quadro è stato esposto a una galleria che ormai non esiste più, che era la Minta, in via del Cavallerizzo, una galleria storica, e nell'occasione di quell'esposizione Fabio ricorda che incontrò Mario Bucci, meglio conosciuto come Marte, noto pittore senese, che aveva fatto anche lui un paesaggio simile ma in chiave pop. Ecco, questo era per ringraziare Fabio per la sua consueta disponibilità e per il suo bellissimo lavoro. Io devo ringraziare voi per la vostra presenza e ovviamente l'Accademia per averci accolto,
la prima riapertura dell'Accademia, devo dire che mi rende molto felice, perché questa è una sala splendida in un'altrettanto meravigliosa Accademia. Ringrazio Francesco per le sue letture e ringrazio Sarita per la sua presentazione. Alessandra l'ho già ringraziata, perché insomma ci siamo incontrati parecchie volte in questo. E ridò la parola a Sarita. Grazie a voi. Sì, ora prima non andiamo a leggere, ma anch'io dirò qualcosa. Intanto non è per snobismo che non sto con loro, ma per le norme anti-Covid non ci possono stare più di 3 persone, per cui butto fuori il Betti dopo. No, io poi dirò anche altre cose, però una cosa voglio raccontare è come ho scoperto io Tozzi. Dunque, io ho fatto il liceo scientifico a Siena, però nel programma di Tozzi non se ne parlava. Ci sono tante personaggi senesi, ora io sa Bernardino Perfetti, per esempio, nelle antologie italiane non è nominato, Tozzi magari sì, però non si era studiato. Poi io da studente di giurisprudenza mi metto a fare teatro, quindi abbandono gli studi di giurisprudenza, vado a lettere e uno dei primi esami è storia italiana, letteratura italiana moderna e contemporanea con Romano Luperini e il programma è Tozzi, tutto su Tozzi. Quindi mi leggo l'opera Omnia, a parte i racconti, e scopro questo autore meraviglioso che non conoscevo. Quello che mi colpiva, il libro del saggio che accompagnava all'esame, erano due, uno non me lo ricordo, l'altro era del Magia, che si scrive Maxia, però è la X, la trascrizione genovese della J, quindi Nino Bizio, non è Nino Bizio, ma Nino Bizio per dire, ecco, insomma, era, il Magia, e che raccontava appunto, prendendo spunto dalla pagina che ho letto prima, come Tozzi, te questo non ce l'hai scritto, però poi io lo sapevo, me lo ricordo, quando lui si avvicinava a questi libri con questo fare sensuale, cioè, e lui raccontava che però prima di comprarlo il libro, lo apriva a caso, non partiva, andava all'inizio, lo apriva a caso in 2 o 3 punti, e diceva, perché se funzionava, doveva funzionare sempre, se un libro funziona, non è che c'è punti vuoti, eccetera, eccetera. Allora io leggerò 3 piccoli brani che non ho preparato, quindi leggeremo a caso e vediamo se funziona. Io ho già fatto la prova, l'ho fatta, funziona, ma insomma ci puoi aprire a caso la pagina, sì, uno a caso. Poi dopo disinfetteremo tutto, mani, braccia. Metti un ditino dove io posso partire. Da qui, grazie, perfetto. Era tornata, ma non da me. Spinta solo da un senso di responsabilità verso Glauco, da allora si astenne da qualsiasi rapporto fisico con me. Mi impose il rigore familiare, una coabitazione che avrebbe dato modo di far crescere in maniera sana nostro figlio. Una parvenza di famiglia, ma non la presi male, la sua proposta al contrario. Il nostro rapporto si trasformò. Lei aveva bisogno di vivere in una situazione di dignità familiare per sé e per Glauco. E io stesso necessitavo di lei. Parlava della moglie quando sono un po' in crisi, diciamo. Quando aprì gli occhi, come Pietro nel romanzo, tutto apparve come un gigantesco errore. Da allora mi sono convinto probabilmente di quanto le cose non corrispondessero al nome cui generalmente le colleghiamo. Non fu una scoperta rilevante, perché la percezione di questo non poteva che portare a una realtà deformata, al punto di non saperla più in alcun modo individuare, neanche definire e percepire intimamente. Era esattamente questo a rendere ancora più confuso il mio stato d'animo, il dolore rumoroso per la scoperta di Isola in una casa di Firenze, incinta di qualcuno a cui lei si era legata per opportunismo. Un l'apice di quel malessere che ormai viveva in simbiosi con me. Mi tratto ovviamente da con gli occhi chiusi. L'ultimo. Dopo, la fine. Da qui. Applausi sopra Alessandro, ovviamente, che se fosse scritto male io avrei rifiutato. Essere artista, così dicevo, mi avrebbe procurato la possibilità di distaccarmi da quella realtà dalla quale in verità già mi sentivo lontano, ma alla quale restavo appigliato come imprigionato da 1000 corde che mi tenevano lì, impedendomi di staccarmi definitivamente. Siena allora, e con essa la sua gente, mi appariva come un paesaggio di sfondo su cui si muovevano degli attori ignari della parte che stavano recitando. Thank you.
ecco, mi hai sviato il discorso, ma ti richiappo. Nel senso che effettivamente, che ho fatto? Ah, ok, ho paura di questo. Effettivamente, signori, noi lo sappiamo, no? Che Siena è un argomento spinoso, bello e spinoso. Tozzi ha nei confronti di Siena, quindi si va sul già detto, però poi naturalmente si va sul già detto e poi mi riconduco a Alessandra. Tozzi ha per Siena questo amore e odio, come si definisce nella letteratura e come si insegna a noi, amore e odio, frasi fatte, in realtà è tutto molto più difficile. Non sai niente, tante volte dobbiamo ridurre e semplificare, portando poi forse fuori strada i ragazzi. Si dovrebbe essere più attinenti ad altro nell'uso della parola. Ma al di là di questo, Siena è un bel dilemma, perché Siena è qualcosa che è dentro di lui, che vive nei muri, che respira nel sole, che però è un sole così, così assolato, così intriso di luce, che tante volte sembra penetrare nei pozzi e dare il buio più assoluto, no? Questa Siena è forse anche l'emblema del rapporto, e nel libro di Alessandra lo fa intuire, nel rapporto con il padre, questo rapporto di un luogo e una personificazione di questo luogo crudele, che non l'ha accettato, che non l'ha accolto, che non l'ha saputo o voluto capire. E quindi un reietto che ha dovuto andare lontano per affrancarsi, per liberarsi, e poi comunque di Siena non ci si libera mai. È la realtà di tutti i senesi, io appartengo in parte, quindi ci metto una nota autobiografica. A questa Siena che non, più esco da Siena e più ci rientro, che mi trovo a dire a me il Palio non interessa, poi sono in montagna a vedere di nascosto alla televisione che succede, perché Siena è dentro. Siena è nel nostro DNA, ci si nasce e ovviamente la soffriamo, ma come una persona che non riesce ad amare completamente. Siena la viviamo in questo, e Tozzi l'ha vissuta così, come ha vissuto il padre. E quel brano che ha letto Francesco era quello che gli avrei voluto chiedere di leggere, quindi torna perfettamente. La scelta anche della sua condizione verso Siena, Alessandra l'ha posta anche sul piano di una sensazione che lui, io credo che Tozzi principalmente la vivesse, questo senso di inettitudine, no? Che è anche tipica della letteratura, del tempo, ma che lui profondamente sente, si sente inetto in quanto inadeguato. E se si fa un uso anche della parola, uno studio minimo della parola, si trova inadatto, non aptus, che poi vorrebbe dire non connesso, si potrebbe dire oggi. Quindi non è connesso a Siena, non è connesso alla realtà, non è adiacente, è un qualcuno che sfugge dalla realtà, che soffre questo distacco, e in questo gap che c'è tra la realtà e tra Siena c'è questa sofferenza inaudita. E lei riesce a farlo strisciare all'interno del libro, questo senso di inettitudine. Gli vorrei chiedere se l'ha sentito mentre lo scrive, perché tante volte quando si scrive buttiamo giù delle cose, ma non ne siamo completamente consapevoli o a occhi aperti. Sì, devi pigiare. No, ma la voce ha pigiato. Ok. Sì, si sente, si avverte nelle cose che scrive Tozzi questo discorso di inettitudine. Io credo che lui si sia sentito così anche dal punto di vista fisico, addirittura nei confronti del padre.
perché c'era questa persona, questo padre, che è sempre rappresentato comunque come un uomo grande, forte, robusto. E lui, per esempio, da bambino era gracile, era piccolino, quindi già lì lui deve aver avvertito probabilmente questa sensazione. Una sensazione che poi naturalmente è andata crescendo emotivamente, poi nel momento in cui il padre vorrebbe imporre a lui uno stile di vita, un modo di il proprio modo di vita, di vivere, e Tozzi, chiaramente Federico non riesce a inserirsi in quella tipologia di vita, perché lui ci si sente distante, chiaramente, perché è distante proprio dal padre. Non a caso c'è questa rivolta, ovviamente. Quindi è un'inettitudine che va anche poi anche nel sentirsi castrato, no? Infatti ci sono le immagini apposta proprio nei romanzi che sono quando il padre gli impone davanti all'isola, sì, del cavallo di girare, esatto, per cioè, il cavallo, tante, sì, perché proprio lui si è sentito castrato, no? In questo, cioè nell'impedimento di essere quello che comunque il padre avrebbe voluto, un'altra persona. Ecco, anche questi sono temi che io penso che siano molto attuali, no? Che ci devono far riflettere proprio su questa condizione che molto spesso si vive, in cui te vivi una vita perché vuoi far piacere, specie molto spesso capita nei figli, specie per non creare un disaccordo con il genitore, per non creare amarezze, eccetera. Però te ti senti castrato e non ti senti capace, peraltro, di essere quella persona che l'altro vorrebbe che tu fossi, chiaramente, perché non ci metti nemmeno la passione, non ci metti la volontà, non ci metti te stesso, perché non sei te stesso. Quindi sicuramente sì, è uno degli aspetti. C'è un'altra domanda che ti vorrei... Io ho pensato che al momento in cui te ti sei trovata nelle condizioni di scrivere, la mia domanda è da insomma chi comunque è abituato un po' a scrivere un pochino, e ti sarei posto la domanda della persona, no? Cioè c'era la possibilità che tu scrivessi in prima persona di lui o in terza persona, come in genere si fa, no? E a me d'impatto, appena mi mandasti il PDF, dissi: l'ha messo in prima persona. Ora, l'uso della prima persona è lionarrante, ci si può stare un anno, e poi ci sono persone molto più dentro la questione di noi, sia da un punto di vista etimologico che altro. Ma l'io, quando si inizia a parlare di io, è perché c'è un noi che ci percepisce, no? Addirittura bambini non hanno la sensazione dell'io, non vivono come io. Vivono quando capiscono che sono io, e per capire questo c'è un lasso di tempo. Altrimenti, i primi tempi, i bambini dicono di se stessi il loro nome, perché il loro nome è sentito dagli altri. Cioè, voglio dire, i primi tempi non dicevo io, ma dicevo Sarita mangia, ovviamente, come si fa, no? Tenera età. Quindi questo approccio alla prima persona è stata una scelta ponderata? Volevi comunicare qualcosa o è un... No. Ok. Era così, doveva essere scritto così. Perché, come è capitato anche nell'altro libro, che te conosci, Il diario di Pietra, io sono diventata Nannetti, anche in quel libro. Perché... Quindi ha rischiato la follia? Ho rischiato la follia, ma anche qui, insomma... Perché per me non c'è altro modo che poter entrare dentro una persona, perché se lo scrivo in terza persona sono io da una parte e lui dall'altra, se lo scrivo in prima persona sono io divento esattamente lui. E naturalmente lo dico umilmente questo, non è che poi lo dico umilmente, però cerco di entrare in lui, perché è l'unico sistema perché io possa captare proprio quello che è. Io scrivo di pancia, io scrivo così, cioè io lo devo sentire. Se io non scrivo sentendo quello che scrivo, non funziona. Io lo so che non può funzionare, non si possono trasmettere delle emozioni. Okay. Mi hanno anche chiesto, dice: sì, ma te hai scritto di un uomo,
Allora, come si fa a scrivere di un uomo? Se sei una donna, come fai a scrivere di un uomo? È già la seconda volta, perché anche Nannetti, o so una tendenza al maschile, o se no. Ma non è questo. Sono arrivata a capire, perché me lo sono posta anch'io questo discorso, no? Come mai scrivo di uomini? Perché secondo me quando sono lì che io vesta panni di un uomo o di una donna, per me è la stessa cosa. Io scrivo della persona. Quindi la persona agisce, prova delle emozioni indipendentemente dal fatto che sia uomo o che sia donna. Per cui è calarsi dentro. Poi la parola persona in realtà deriva da una tradizione antichissima. Per sonare, chi ha conoscenze di teatro lo sa, significa attraverso il suono io canto qualcosa, quindi si può suonare di tanti altri. E gli occhi aperti non è casuale, e non è posto perché è al contrario di degli occhi chiusi, fa ovviamente un rimando. Ma cosa risvegliano gli occhi aperti? Perché gli occhi aperti? Perché io ho immaginato, ho cercato di capire cosa potrebbe pensare oggi Tozzi, no? Perché poi lo facciamo tutti, no? A una certa età, se noi riguardiamo la nostra vita, riguardiamo indietro nel nostro passato, come riusciremo a rivederlo, come lo racconteremmo? Sicuramente si racconterebbe forse con degli occhi chiaramente diversi, no? Dal momento in cui te l'hai vissuta quella cosa. Quindi io ho immaginato che sia lui a parlare dopo, infatti. Lui è già morto, per cui parla dopo. E parla con gli occhi aperti, perché a quel punto ha creato anche forse la giusta distanza temporale perché uno possa metabolizzare, sedimentare e possa riguardare anche forse persino i rapporti che ha avuto con gli altri, incluso il padre, anche in una maniera forse diversa. Non si sa. Sì, con gli occhi chiusi sono anche stati letti come un modo per Tozzi di non voler vedere, no? Certo. Ma io credo che in realtà invece volesse dire anche altro. Cioè la vista è un organo sublime, ma senza il quale si può vedere in altri modi. Penso che forse voleva comunicare anche un'altra vista nelle sue opere. E io ho l'ultima domanda e poi chiudo, perché ma quanto, perché io in Tozzi mi ci rivedo come tanti di noi, giustamente ti ha rapportato l'attualità, no? Di Tozzi. E quanto e cosa di Tozzi si trova in te? Allora, rispondo come rispondo più o meno, perché anche questa è una cosa a cui ci ho riflettuto spesso, insomma. Io credo che quando si scrive comunque in base a quello che sono le tue emozioni, le tue corde. Quindi anche se si arriva a scrivere di un'altra persona, è chiaro che te cogli di quella persona probabilmente quegli aspetti che sono più similari a te, quelli che ti colgono principalmente, che ti suonano quella corda in un modo particolare, no? Per cui magari certe persone che leggono Tozzi sono coinvolte su certi aspetti, io sono coinvolta su altri aspetti di Tozzi. Quindi sempre quando si scrive, secondo me, poi c'è una parte di noi, è inevitabile, no? Scrivere, c'è chi ha detto, non è inventare, è ricordare. Io credo che quando scrivi anche di certe persone, o come nel caso di Tozzi, ti tocca degli aspetti e te li riporta in vita, no? E quindi riporti sempre te stesso. Certo, poi ci sono degli aspetti che ho trovato similari anche in questa passione che lui ha dello scrivere, che è stata la stessa che ha animato me. Cioè che è stata la passione che ho sempre avuto io, in realtà, che ho avuto, te mi conosci, noi ci si conosce da 40 anni, io e Sarita, quindi insomma lei lo sa. Ma io anche da giovane, veramente, a 15 anni, volevo scrivere, insomma, era. Poi la vita mi ha portato a fare l'architetto, quindi tutt'altra cosa, però poi quello che è dentro di te, quello che senti, prima o poi viene fuori. Se te c'hai una passione, prima o poi viene fuori.
Io mi reputo infatti una privilegiata e credo che Tozzi lo sia stato anche lui, poi un privilegiato, perché quando si arriva comunque a concretizzare un sogno, che tu l'abbia fatto a 15 anni o che tu ci abbia messo 50 anni per farlo, comunque l'hai realizzato. E se ti guardi indietro dici, beh, vabbè, però insomma questo ci sono riuscita a farlo, mi sento contenta di questo. Quindi c'è questo amore per la scrittura. L'altro c'è questa visione che ho di Siena, che come dicevi te, chi è nata a Siena, io sono nata a Siena, c'è dentro di me, è nel DNA e non c'è versi. Siena è dentro di me, però ne avverto anch'io tante volte una limitazione che probabilmente è stata la stessa limitazione che avvertiva Tozzi. E quindi lui ha avuto poi il coraggio anche di uscire fuori, di andare fuori, di andare a Roma, perché aveva bisogno poi di tirar fuori questa cosa. Per cui ci sono degli aspetti che chiaramente sono anche proprio in maniera molto esplicita, ecco, similari. Vorrei fare solo un'ultima riflessione su questo fatto, con delle considerazioni però, il che è vero. Quando sono in campagna dove io vivo, e ci sono le rondini che garlano in cielo, immediatamente guardo sopra e penso a Siena, a quello stridio, a quei suoni. Quindi tutto questo è comunque sempre presente, come era presente nell'anima toziana profondamente. Ecco perché c'è l'orgoglio di una città che ha conosciuto uno scrittore i cui livelli sono notevoli, pari a Svevo, a Pirandello, e di cui essere sempre degni e orgogliosi. Io ti ringrazio infinitamente. Se Francesco voleva... Qualcosa, sì. Sì. Poi magari se c'è qualche domanda. Se sì, certo. Vengo qui, ho detto a distanza. Sì. No, due cose. La prima è il carattere, io oserei un termine un po' azzardato, ma insomma, metaletterario, del libro di Alessandra, perché quando noi si studia un autore come Tozzi o come altri, quando dà l'esame o Duperini, cioè il materiale di studio qual è? I testi dell'autore, i saggi, e poi magari qualcuno ha scritto la biografia, no? Non si esce da queste cose qua. Poi dalla biografia e dalle opere, che sono un po' in questo caso autobiografiche, si desume tutto il suo tormento interiore, perché non è che dice esplicitamente tutto, no? Poi lo si desume noi. Adesso io invece voglio fare un percorso diverso, che è, so che c'è in preparazione un film, ma volessi fare anche un'opera teatrale, comunque studiare quest'autore in maniera non scientifica, tradizionale, ecco che la biografia immaginaria fatta da lui era un po' come quando qualcuno mi faceva le interviste impossibili, no? Che intervistavano l'uomo di Neanderthal. Era un modo piacevole per non fare il saggio, ma per entrare nello spirito di quell'autore, di quel personaggio, eccetera, eccetera. Quindi questo, ecco, secondo me, a livello scolastico, universitario, questo libro sarebbe interessante da leggere, oltre al saggio, oltre alle opere dell'autore. L'altra riguarda questo eterno problema, tra tante, dibattuto sempre nella squadra dei Tozzi, dell'amore per questa città, amore odio, amore conflittuale, primi, bla bla bla. Vabbè. Io mi ci rivedo molto, perché ora, la biografia veramente epoche diverse, storie diverse, io mi occupo di teatro, di letteratura, però insomma, anch'io ho sentito il bisogno per il mio lavoro, ma anche un'esigenza proprio di uscire da questa città. Io prima sono passato a Firenze, Bologna, Milano, poi sono stato anch'io 15 anni a Roma, e con grande piacere, perché poi standone lontano uno riapprezza tutto il famoso... Ah, perché sono fuori via. La mia umiltà. Pare l'obiettivo, sì. No, uno apprezza ancora di più il bicchiere mezzo pieno della città, insomma, no? Perché qui ci sono, io dico sempre, ci sono due grandi partiti, quello che Siena è il paradiso, qui c'è tutto il bene del mondo, qui c'è tutto, è una città unica del mondo, siamo moschei, quelli accidenta, Siena al palio, sincera al palio, non è. C'è questi due partiti, no? Nel mezzo ci sono tutte persone intelligenti, no? Qui vedo c'è Antonio Tasso, voglio citare Lucio Balestracci, Mario Sassoni,
tutta gente che pubblica con il Betti, casualmente, insomma. Gente, insomma, tutte persone che sanno, ora mi piace anche ricordare un altro che non c'è più, che Alessandro Falassi, è stato anche mio maestro. Insomma, tutte persone hanno saputo cogliere la grande bellezza di Siena in maniera non banale, non caramellosa, non da cartina di caramella, vedendone anche gli aspetti meno belli, eccetera, eccetera. Io credo che Tozzi gli sia mancato, è morto purtroppo, c'era questa epidemia, lui gli sia male. Io credo che se Tozzi, va la mia ipotesi, fosse poi sarebbe tornato a Siena in maniera forse un po' più stabile, avrebbe continuato, una volta affermato, magari avrebbe scritto da Castagneto, da Pecorile. E io penso che lui forse avrebbe dedicato qualche pagina in più anche di amore per questa città. Che poi sono di amore anche quello in cui ne parla apparentemente male, perché insomma, ragazzi, le descrizioni delle case da San Domenico si precipitano a Fontebranda, sì, parla di una cosa insomma difficile, ma è una descrizione meravigliosa. Quello che amo di più è il racconto in cui lui è in San Francesco e vede tutti questi quadri animarsi, muoversi, cioè sono descrizioni meravigliose della città. Poi io, essendo legato di Fontebranda, per quanto triste Adele, però è questa fonte in cui io, i miei avi sono stati tante volte, questa fonte che si lega con questi immagini estranei, non so, io credo che sia comunque un grande amore nel parlarne non bene, tra virgolette, di questa città. E credo anche se lui fosse tornato, forse qualcosa di più avrebbe scritto, chissà, forse avrebbe scritto anche del Paio, che non si può sapere. Vero. Chissà, questo so. No. Allora, questo però, lo so, se qualcuno magari volesse dire qualcosa, risposta di guarda. Beh, se, domande per l'autrice? Se ci sono domande per l'autrice, è lì immolata. Certo, si può smascherare, forse ci si sente meglio. Solo nel momento. nove parole coniate, ad uso. Dunque, dicevo, ci sono due caratteristiche dell'uomo Tozzi, che in uno è una cultura che è fuori, non è scolastica, ha seguito poco la scuola, e quindi si è fatta una cultura, una visione che è fuori un po' dagli schemi che tutti hanno seguito, o la maggior parte delle persone hanno seguito. Secondo punto è il conflitto con il padre. Il padre non può mancare nella vita di un figlio, e molte volte manca, e molte volte è mancato. E quindi diciamo un aspetto del carattere e della ricerca di un padre non trovato, e quindi anche il padre ha anche la stessa radice di patria, e quindi è un pesante fardello da portarsi. Lei come è entrata in questa persona con queste caratteristiche? Nel conflitto, perché chiaramente infatti è palpabile. È palpabile in ogni parte, in ogni libro, poi sostanzialmente lui questo conflitto lo sente molto forte, che poi forse in certi momenti avrebbe anche desiderato invece trovare, no, un modo per riavvicinarsi al padre. Ho trovato in alcune parti, per esempio, che lui dice: ma da una parte speravo quasi che questa sua necessità di accumulo materiale fosse dovuta perché lui poi avesse voluto far star bene proprio me e la mamma, quindi quasi come se lo volesse in un certo senso giustificare. Poi però non ci riesce mai fino in fondo, chiaramente, a giustificarlo, perché subentra e prevale comunque sempre il conflitto, perché sono due entità completamente diverse. Però c'è questa, io penso che lui sia, io le chiamo un po' anime amputate queste, no? Cioè l'amore di un genitore, che sia madre o padre. Ora lui ha avuto anche la sfortuna che questa madre è morta quando lui aveva 12 anni, per cui insomma non è stato neanche tutelato da quel punto di vista. Però ecco, l'amore genitoriale è un amore fondamentale per un figlio proprio. È il primo nucleo, è quello che ti fa star bene, che ti fa sentire completa. La mancanza di questo sicuramente
è quello che ti genera, no? delle mancanze proprio che avverti chiaramente. C'è da dire che forse, chi lo sa, questa è un'idea, se non ci fosse stato questo conflitto, chissà, magari non avrebbe forse approfondito certe parti di se stesso, certi aspetti o certe emozioni, no? Delle volte le persone che arrivano veramente nella nostra vita sono quei maestri che ci servivano perché noi si potesse poi arrivare a accogliere in noi stessi certe parti che magari non saremmo stati in grado di cogliere. E ci sono anche forse certi aspetti di Tozzi in cui lui magari non accettava appieno, però forse sono similari anche a quelli del padre. Per cui insomma questo padre, questo conflitto è sicuramente stato fondamentale per tutta quell'analisi che ha fatto, un'analisi umana proprio. Non ho capito, mi scusi. Esistevano dei nonni? Dei nonni non credo, perché non ne parla di questi nonni, no. Quindi non supplivano nemmeno loro. A volte. Sì, però non ne parla. No, per certo, cui. Una domanda io. Ecco, cioè, questa cosa, io quando studiavo l'esame, c'era questo fatto che lui era considerato quello che rompeva questa tendenza bozzettistica nella descrizione del paesaggio, no? Nei romanzi fino all'Ottocento c'era molto il bozzetto, tipo ad esempio, tanto per parlarne male, del ramo del lago di Como, che però era indipendente dalla narrazione. In Tozzi invece c'è tutta questa lui la vive, sì, il paesaggio è descritto come se fosse preso carnale, quasi esatto, carnale. E mi domando quanto anche in non c'è nella figura di Ghigo tutta questa asprezza della terra maremmana, insomma, era qui vicina da noi, però era diversa, molto diversa. C'è questa terra, questo uomo che lavorava la terra, il pane e mangiare, no? Che c'era. Io ce lo vedo un po', ecco, questo. Che pare, sì, insomma, però, qui è vicino, ma sì, è lontano, però. Sì, però forse Ghigo era più preso talmente tanto dall'accumulo materiale, no? Per cui era sviato nella sua attenzione prevalentemente a quello, forse per rivalsa anche, perché credo in fin dei conti a Pari, cioè lì ci fosse ben poco all'epoca, insomma, e quindi paura. Avesse proprio la necessità di venire a Siena per questo motivo. Tozzi, no, il figlio ce l'ha proprio carnale, secondo me, il rapporto anche, ma anche con la terra, perché comunque sì, anche quando lui va via da Siena, va a Roma, però quando ritorna a Siena, lui va a Castagneto e c'ha anche questo atteggiamento di benessere nello stare e nel toccare la terra, quindi è un rapporto proprio viscerale, secondo me, cosa che probabilmente il padre aveva una sensibilità totalmente diversa, ecco. Sì, lui chiaramente, secondo me, essendo sensibile da un punto di vista spirituale, diciamo così, la percepisce in una maniera diversa, sì. Perché quando fa le descrizioni sembra per davvero, cioè fa delle descrizioni e te ti sembra proprio di toccarle, no? Proprio anche la città stessa. Dicevo, in questa via di mezzo in cui il padre è, io ci vedo la maremma aspra, la terra, la sì. Fatica, per cui deve venire qua per forza per far soldi. Lui viene in città, però ama Castagneto, però è la campagna sua, è vicino alla città. Sì. No, c'è questa via di mezzo fra una campagna dura, aspra, che porta poi gli uomini anche a essere duri, a una campagna più dolce. Che secondo me la campagna poi di Tozzi a lui è servita per guardare un po' a distanza Siena. Cioè a guardarla e a riuscire anche ad accettarla, a riuscire ad amarla, no? Perché io me lo sono immaginato tante volte, infatti c'è, mi sembra, nel libro l'ho scritto, quando lui la sera veniva via dalla trattoria e lo accompagnava la mamma e ritornavano a Castagneto. E piano piano c'è questa visione di Siena che si allontana, no? Si allontana e c'è una percezione di amore nei confronti di questa città, però è come se lui riuscisse ad amarla un po' come dicevate voi prima, no? Quando sei a distanza,
Allora, quando sei a distanza, ne percepisci anche quelli che sono valori, ti può mancare anche certi aspetti. Quando ci sei dentro le sue viscere, invece, magari sei più, avverti più la parte ostile, diciamo. C'è questa cosa, mi fai, poi mi zitto. Io ho conosciuto molti anni fa Emmy, una delle nipoti di Tozzi, e mi raccontava appunto della strada per andare, non è quella che si fa oggi per andare a Castagneto, non è che si fa tutta Camuglia via Cavour e poi si gira il Palazzo di Aude, loro passano direttamente dai campi, quindi loro hanno questa visione di Siena, sì. Quindi poi scendevano giù in Pescaia e risalivano, e quindi Siena e c'era sempre, esatto. Anche nell'andare, insomma, sì. No? E secondo, me l'avverti in tante descrizioni che fa lui, no? Perché poi la vedi questa città sì. Che te la fa figurare veramente bella proprio, però sempre a distanza. Certo. Allora, io volevo dire che ho abitato un anno al Pecorile, perché ho affittato una casa da un'amica e ho abitato lì con mio figlio, che era tutto entusiasta, andava in giro col taccuino a prendere nota e così. Io Federico Tozzi l'ho sempre incontrato in maniera, diciamo così, tangenziale, cioè accanto, una toccatina e fuga, perché mi ha sempre fatto paura l'idea di incontrare un personaggio molto legato a Siena, perché come alcuni sanno io vivo in questa città dall'84, però non è che proprio ne sia innamorata, ecco. L'amore è un amore molto tardivo, nato circa 2 volte fa, che mi sono spostata e ritornata. Detto questo piccolo inciso, volevo dire che Silvano Ambrogi ha scritto un testo teatrale che mi ha dato quando sono arrivata a Siena, mi ha detto mettilo in scena, anche con una compagnia dilettante non mi importa, e si chiamava col bruttissimo nome, gli ultimi giorni di Federico Tozzi. Il testo è interessante, molto molto pieno, c'è questo linguaggio senese, lo studio, e lì è stato un altro piccolo punto di, diciamo, incontro mio con Tozzi. L'ultimo avverrà con te, perché avrò la fortuna di scoprire un autore attraverso gli occhi e la penna di una donna che si è per l'appunto calata, cosa che a me piace moltissimo, come dicevo già prima, a te personalmente. Insomma, è una grande emozione per me, ed è una grande emozione questa sera essere tornata a Siena ieri e avere scoperto Siena con gli occhi diversi. Sicché ora prendetemi come sono, perché è tutto bello. Io vedo tutto bellissimo, tutto. Voi siete fantastici, vabbè, questo qui, detto. Insomma, è un po' e poi stato. Il padre, le cose, io mi sento tutta rimescolata, perché dico, come tutti gli egocentrici così, parlano di me. Però mi ha fatto molto piacere sentire come hai scritto il libro, perché grazie. È bellissimo e tu sei brava, brava. Grazie, davvero. Mila, grazie. Grazie a te. Testo teatrale che ho letto anch'io, purtroppo il titolo è anche più brutto di Vedovia in realtà. Il titolo è anche più brutto di Vedovia Detti. Il testo è interessante, no, il titolo dell'opera teatrale. E Tozzi da Siena un fulore, visto. No? Cioè, sembra un western. 68 no, perché altrimenti. Ci sono altri? Sì? Una segnalazione che cito a memoria. C'è una bellissima pagina di Federico sulla sua visita alle miniere di ferro e di rame delle colline metallifere sotto Montieri, insomma. E lui descrive non solo la terra, ma anche il sottoterra e la sua apprensione per questi operai che lavorano in condizioni disumane, perché sono molto sottoterra, ed è una descrizione brevissima, però è concentratissima, e a me ha sempre fatto un'impressione tremenda, insomma, della sua sensibilità enorme su questi aspetti, anche perché, ecco, niente, solamente per richiamare sì, che non solo c'è il sopra la terra, ma Federico si è interessato anche nel sotto la terra. Sì, rimane attratto da un ragazzo che lui vede, infatti, sì.
rimane attratto da questo ragazzo e si guardano un po' a lungo, però poi lui a un certo punto sente di non essere, cioè lui ci è andato apposta perché poter poi parlare di quella situazione, però sente anche la differenza, infatti, che c'è forte fra lui e quel ragazzo. È vero, è molto intensa come descrizione, sì? Sì. Non dobbiamo infatti scordare che lui è in un periodo storico, anche letterario, importante, un passaggio, un crocevia dal verismo, cioè dalla necessità di rappresentare le cose, e poi all'espressionismo, e quindi nell'introiettare le cose rappresentate, e ha vissuto veramente in un ambiente letterario particolare, quindi per questo era anche l'uso del racconto preciso, minuto, delle cose, delle persone, dei lavori che danno l'immagine. Poi è un pittore, lui nasce come pittore, quindi chi dipinge anche con le parole, e chi non può dipingere con le parole cerca la tela, glielo dico per esigenze personali, sì. Quindi c'è sempre un connubio delle due cose. Ci sono? Il riferimento alla pittura? No, no. Nel senso si dilettava a fare un po' di campagna, rappresentazioni, insomma, un po' sì. Comunque, complimenti per la sensibilità e per la... Grazie. Per l'argomento è trattato in un modo molto particolare e bello, mi è piaciuto. Grazie. Certo. C'è una parte del libro o una frase che l'ha colpita di più, che le è rimasto più impresso? Dei libri di Tozzi? Del libro con gli occhi chiusi proprio di Tozzi, ma non ci sono delle frasi in particolare, perché è proprio l'insieme a me, l'atmosfera che poi suscitano, no, certe cose, anche perché lui è una persona che riesce a trasmettere tantissime emozioni, delle volte anche semplicemente con una frase minima, veramente proprio riesce anche a essere molto rudo a volte con poco. A me viene in mente, per esempio, Bestie, il racconto dei Rospi, no? E mi colpisce molto, perché non è sempre facile, anche per chi scrive, mostrare la parte cruda di se stessi, no? Perché comunque te quando scrivi ti metti in gioco, metti nudo te stesso. Quindi il fatto che lui abbia anche espresso tante emozioni o tanti aspetti che poi sono l'espressione della sua anima, questo io l'apprezzo molto, quindi è un insieme veramente, non saprei riuscire a prendere una frase, perché se uno legge anche con gli occhi chiusi o se legge Il potere, è quello che viene fuori da tutta questa situazione. Per farvi sorridere, nel momento in cui lei scriveva, mi telefonava e ogni tanto adoperava parole tozziane, tipo la cosa che ti ho mentovato, e io che era talmente entrata che il linguaggio gli era entrato dentro. E non è un caso, infatti, che anche in questo libro lei adoperi questo linguaggio. Con gli occhi chiusi si legge almeno anche con grande fatica, ma non è una fatica di comprensione di quello che è scritto, ma sono delle stilettate certe volte di dolore, quindi occorre un attimo per poi riprendere. Una scena, per esempio, quella del temperino che viene conficcato nella coscia di Ghisola, sono delle cose che crude, come diceva lei, che ricordano questa cosa. Sì. Sì, nel senso che in parte sì, perché comunque
il fatto che la madre cercava, no, comunque di tutelarlo anche nei confronti del padre, perché capiva questo rapporto così conflittuale per quello che poteva fare, perché poi peraltro era una donna malata, quindi molto spesso aveva queste crisi e le toccava stare ferma per una giornata intera, per cui c'è questo rapporto. C'è, per esempio, l'ho sottolineato anche nel momento un po' in cui, per esempio, lei lo porta la sera a Castagneto, come dicevo prima, dopo erano stati in trattoria tutto il giorno, e ho riportato la percezione della mano nella mano, perché è il contatto, no? Perché di fatto penso che lui non abbia avuto un contatto fisico positivo con il padre. Quindi quale poteva essere l'aspetto invece di... come poteva incamerare l'aspetto positivo invece di un qualche cosa di fisico con la madre? Quindi è importante. Purtroppo però chiaramente lo ha lasciato presto, e 12 anni insomma sono veramente pochi. Però non ha condizionato la sua scrittura il rapporto con la mamma, nel senso, quantomeno, cioè dalla mamma ha ricevuto affetto, sicurezza in qualche modo, anche sicurezza, sì, direi. Sì, però... non l'ha condizionato la sua scrittura, perché si capisce di più la criticità del rapporto con il padre, credo, per quanto potuto. Questa è un'opinione mia, questa, poi bisognerebbe veramente prendere Federico Tozzi e chiederglielo, insomma, ora. Però io credo che nella vita di tutti noi quello che ti crea una reazione molto spesso è proprio la parte conflittuale. Il rapporto con la madre probabilmente lo ha comunque in qualche maniera, gli ha lasciato sicuramente qualcosa, perché appunto il fatto stesso di non essere come il padre, crudo come il padre, sicuramente l'ha lasciato qualche cosa. Però cos'è che nella tua vita in genere ti determina proprio l'elemento, lo scatto e l'analisi interiore? In genere il conflitto, purtroppo, Dio, perché comunque è sempre il dolore, no, che ti porta a metterti a confronto con te stesso, insomma. Il bello poi lo percepisci dopo, magari, perché è attraverso il dolore che riesci a capire tante cose e dopo riesci anche ad apprezzare le cose positive. Io credo che poi lui, in fin dei conti, poi dopo abbia apprezzato tanti aspetti positivi. C'è una cosa a me che è piaciuta tantissimo, per esempio, in lui, era il concetto di ricchezza, perché in contrapposizione al padre, che è un accumulatore proprio di beni materiali, lui è un accumulatore, come dicevo prima, di cose spirituali, no? Quando lui va a Roma e comincia anche a diventare una persona più nota, perché era uscito con gli occhi chiusi, quindi cominciano insomma a parlare di lui, lui abita in una casa molto povera, veramente povera, fatta di due stanze, dove in una dormiva lui e nell'altra dormiva la moglie con il figlio. E dice, ma se guadagno qualche cosina, quasi quasi mi compro insomma, dove mettere libri in più, perché lui ce l'aveva tutti accumulati per terra, no? Quindi lui non ha nemmeno il concetto della ricchezza, quella materiale. Per lui la ricchezza era stare in quello scrittoio e scrivere, basta, non c'era altro. Tanto che gli amici a volte si vergognavano di lui, di come andava vestito, perché lui andava veramente proprio vestito senza tenere minimamente a se stesso, e di questa povertà che si vedeva nelle case. E quindi ogni tanto gli dicevano anche, sì, ma insomma, va vestito un pochino più elegante, perché comincia a frequentare salotti romani. Ma a lui non gli interessava quello, perché la ricchezza per lui aveva una profondità molto diversa, era la ricchezza interiore. Chissà, può darsi che questo sia un qualche cosa che è venuto fuori anche dalla madre, no? Chi lo sa? Prego. Oppure si voleva... Scusatemi, mi ho interrotto nell'applauso. Prego.
dico, oppure si voleva anche così distaccare dalla figura paterna. Cioè, quando si pone un genitore o si erge a modello, oppure se ci si distacca in tutto quello che è lui. Però questa operazione di per sé poi implica comunque inevitabilmente un riavvicinamento, un fare conti con. Per cui lui si distacca dal padre gretto, attaccato alle cose, questa immagine del padre che conta i soldi, no? Però i soldi hanno importanza, come le parole. Contare e raccontare partono tutti dalla stessa cosa, Per cui queste, lui accumulava soldi, l'altro accumulava parole. Non è distante. Lui crede di porre una distanza. Poi però lui, e come lo definisci te anche nel libro, deve fare i conti, ecco lo specchio, ecco l'altra personalità, ecco soprattutto rivedere se stesso nel padre. E questo emerge nel tuo libro e anche nell'analisi di lui. Ecco perché non è così dissimile la ricchezza. Noi potremmo ammantarla di virtù, la ricchezza toziana, nella ricerca delle parole, del linguaggio, dello studio. Ma in realtà c'è là un'altra volontà di essere comunque ricco e di dare comunque un valore alle parole. Quando dai valore è come dare valore a soldi. È la stessa cosa. È lì che poi lui si troverà in fondo, quando vedrà se stesso nel suo padre, come qualcuno che si vede nello specchio. E i titani sono dietro. Intendo Dioniso, intendo rivedere comunque noi la natura in cui siamo fatti. Ci sono altre domande? Vuoi concludere con un brano? Un frammento, vado da una poetessa, vado dal cielo, ecco, insomma, sensibilità poetica, aprirà senz'altro un passo importante a caso, apri a caso adesso, devi mettere, apri a caso, metti il dito dove vuoi che cominci, dove parto. Di qua? Perfetto. Devo tornare un attimo perché lascio gli occhiali. No? Mi sente? Sì? Gli occhiali li ho messi qua. Me ne accorsi anche la volta in cui fui presente allo sciopero dei minatori di Boccheggiano, che valse come esperienza da compiere per provocare ulteriormente mio padre. Lui non vedeva affatto di buon occhio quella mia improvvisa passione per la politica, temeva forse che mi sarei potuto mettere nei guai, creandogli ancora più problemi. Alla miniera gli occhi di quel giovane operaio indagarono in me già allora e misero a nudo i miei pensieri. Io guardavo quelle creature sporche, povere, e non mi sentivo affatto attratto da loro, dalla loro miseria, anzi, ne rifuggivo. Mi sentivo diverso, dotato di una coscienza che non poteva nemmeno farmi sentire solidale con loro. Credo che quel giovane, che inforcò con tale violenza i suoi occhi dentro i miei, avvertì prima di tutti, prima di chiunque altro, la mia non autenticità in quell'atto di solidarietà che eravamo andati a manifestare. Il suo sguardo punse forte e provai un sentimento altalenante fra il fastidio e la vergogna per essere stato messo a nudo da un altro uomo. Questa diversità che provavo forte nel mio animo era il segno distintivo di quanto la politica non fosse altro per me se non un momento passeggero di rivoluzione personale che conducevo contro le radici da cui provenivo. Mi dava una strana energia sapere che quelle mie azioni inquietavano il grosso uomo forte che era mio padre, accumulatore di beni materiali. Io non capivo lui, io in quella smania ossessiva, lui non comprendeva me in quella necessità di dare un senso alla vita e alla materia. Quando andammo alle miniere con i miei amici, Ghigo fu persino costretto a darmi dei soldi e a prepararci qualcosa da mangiare, da portarci dietro durante il viaggio. Volevo aggiungere una cosa. Allora, è stato parlato di bestie e
bestie era una cosa che era in programma con il comitato toziano proprio qui, c'era una performance teatrale e ci sarebbe stata anche la presentazione del libro illustrato a cura di 69 artisti capitanati da Fabio Mazzieri. Chiaramente il Covid ha ritardato un po' tutto, speriamo di farlo quanto prima. Poi è uscita fuori la storia del film, Francesco l'ha svelata, dico solo due cose, c'è sì in realtà in ipotesi la realizzazione di un film, di un cortometraggio con un regista di caratura nazionale assolutamente, con un distributore che comunque è distribuito a livello nazionale. L'unica cosa che manca in questo momento, potete immaginare qual è, comincia per S e finisce per I e non sono semi, sono soldi. Stiamo cercando di trovare le risorse economiche per realizzarlo. Io ringrazio tutti, non ho altro da aggiungere, direi la chiusura. No, io volevo solo ringraziare la dottoressa Chiara Bratto e l'Accademia dei Fisioritici, perché veramente grazie per questo invito, veramente per me è prezioso. Ringrazio Sarita che è stata come sempre ottima relatrice, poi mi conosce a fondo, quindi lei percepisce tantissime cose. Luca Betti lo ringrazio perché ha sempre molta fiducia in me e quindi mi dà sempre carta bianca quando mi dice scrivi qualche cosa, fai te. E ringrazio tanto anche Francesco Burroni che ha dato vita e anima alle mie parole, grazie. Grazie a tutti di nuovo.